Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del mercato della Juve, faremo il pagellone di questo mercato, faremo il giudizio finale su questo mercato della Juve. Allora, cominciamo subito a fare la premessa che il giudizio finale giusto di un calciomercato lo si dà alla fine dell'anno prossimo, perché l'anno scorso il Milan sembrava che avesse fatto un mercato da 15, non da 10, da 15, e poi invece il mercato l'ha fallito miseramente, insomma. Ed è venuto fuori, insomma, che tutti i colpi che ha fatto, quasi tutti, sono stati colpi che hanno fallito. Quindi, mercato della Juve. Allora, il mercato della Juve, secondo me, è un mercato eccezionale. Eccezionale. Poi si può dire mille cose, le ragioni del cuore, le ragioni, però, insomma, io credo che la Juve ragioni con la testa. Perso Buffon, serviva comunque un secondo portiere da alternare a Szczęsny. Si è preso un primo, perché Perin, secondo me, è un primo portiere alla fine. Poi giocherà secondo, ma potenzialmente un primo portiere, giovane, forte, il futuro probabilmente della nazionale italiana insieme a Donnarumma. Poi c'era da rinforzare le corsie, in quanto, insomma, intanto non si sapeva, intanto trattenere Alexandro, secondo me, è già stato un gran colpo di mercato. Perché sembrava già destinato ad andarsene, e alla fine è arrivato Spinazzola ed è arrivato anche Cancelo. Cancelo che l'anno scorso, a detta di tutti, non mia, a detta di altri, è stato definito il miglior terzino destro d'Italia, quindi nel campionato italiano. Quindi, insomma, poi abbiamo visto in amichevole delle potenzialità davvero incredibili. A centrocampo è arrivato il colpo Emre Can, che secondo me è uno dei colpi più importanti. Il rapporto qualità-prezzo, un giocatore che arriva a zero, un giocatore di livello, un top europeo che arriva a zero, che tra tutte le squadre che poteva scegliere ha scelto la Juve. Questo secondo me è uno dei colpi più significativi dell'estate bianconera. È arrivato Bonucci, è tornato Bonucci, sacrificando Caldara, che comunque Caldara è sicuramente un'ottima prospettiva per il futuro, ma attualmente è un punto interrogativo. Bonucci è già più una certezza, almeno a livello di esperienza e soprattutto in fase di impostazione, che è quello che secondo me la Juve cercava. E poi, ragazzi, e poi è arrivato CR7, che secondo me sposta gli equilibri del mercato, perché CR7 è CR7, ragazzi, c'è poco da fare, è il giocatore più forte d'Europa, quindi c'è poco da dire. Quindi assolutamente un mercato eccezionale. Le cessioni, alla fine ti sei liberato, diciamo, degli esuberi, anche se è brutto dire così. Sturaro l'hai mandato in prestito allo Sporting. Marchisio ha rescisso il contratto stamattina, mi è dispiaciuto un po', però francamente neanche più di tanto, onestamente. Anche perché chi mi conosce sa che comunque innamorato perso di Marchisio non lo sono mai stato, e poi francamente è un giocatore che, a livello proprio di calciatore, secondo me aveva già finito la sua avventura alla Juve già l'anno scorso. Hai dato via Lichtsteiner, Buffon, insomma, giocatori comunque che hanno fatto la storia di questi 7 anni, lo stesso Samoa, però li hai rimpiazzati, secondo me, con giocatori di assoluto valore. E tra l'altro, quello che è venuto fuori è la cosa più logica, cioè che Ken molto probabilmente sarà il nuovo numero 9 della Juve, titolare sarà in rosa assolutamente, e Bernardeschi verrà spostato a mezzala. Quindi, questa sarà, secondo me, la mossa di quest'anno, una delle mosse di quest'anno. Quindi Bernardeschi farà il sesto centrocampista, e secondo me lo può fare molto bene, perché ha tutte le caratteristiche per fare l'ottima mezzala. E si è trattenuto Allegri, però ripeto, credo che alla fine il colpo di mercato, quello da 90, sia ovviamente l'arrivo di Cristiano Ronaldo, e il colpo del secolo, il colpo che sposta il valore di un intero calciomercato. Non si può dire, ma solo Ronaldo. Ronaldo da solo ti fa il calciomercato e ti fa la società, inteso come entrate economiche, importanti, finanziarie e di sponsorizzazioni. Quindi per me il voto del mercato della Juve è 9,5. Perché il 10 non lo do mai, perché il mercato perfetto non esiste, ma sulla carta questo è un mercato da 9,5. Francamente fatico a ricordarmi un mercato migliore di questo. Con l'unica eccezione, quella di Gonzalo Higuaín, diciamo dei più importanti, ma proprio perché è arrivato Cristiano Ronaldo. Però
Per il resto si sono tenuti tutti i pezzi da 90, Pjanic, Alessandro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente un mercato da 9,5. La 10, la perfezione, non la do mai in nessun voto io. Quindi è il massimo voto che potevo dare al mercato della Juve. Secondo me è un mercato davvero eccezionale. Ragazzi, chiudo qua questo video e vi do appuntamento domani per il video post partita di Chievo Juventus. Ciao!